Ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo video dove parleremo di questi nuovi prodotti. Restate con noi fino alla fine, lasciate un like, ciao! Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy Torti Store, canale di collezionismo dove troverete recensioni di action figure come queste che state guardando. Io sono Davide e con me è il mio piccolo assistente Diego. E oggi siamo qua per un nuovo video unboxing sugli ultimi arrivi in negozio. Oggi ne abbiamo davvero tanti, quindi non perdiamo tempo e cominciamo. Allora, andiamo subito in casa Funko con due Funko Pop di Stranger Things. Abbiamo Lucas in versione Special Edition, vestito da basket. Questa è la Wave. Poi l'altro, dove abbiamo Eleven, sempre Special Edition. Qui abbiamo la versione un po' più grossa, dove dietro abbiamo anche una specie di diorama. Qui lo vediamo meglio. Poi Q-Posket di Bandai, ben presto, di Sailor Moon. Poi dal mondo delle Pop-Up Parade abbiamo un'altra statuina, questa volta Sakura Miko. Ok, poi da Good Smile Company abbiamo l'action figure di Cyberpunk. Qui abbiamo qualche immagine dell'action figure e i suoi accessori. Poi cappellino della Defused della Nintendo, bellissimo. Qui abbiamo una placca d'acciaio sul cappellino che riprende il joypad della Nintendo. Poi per restare in tema abbiamo gli ultimi arrivi della Nintendo Switch, Persona 5 Royal e Nier Automata. Passiamo a PS5, finalmente è arrivato Gotham Knights. Finalmente torniamo a Gotham. Funko, abbiamo i due nuovissimi Funko Pop di Chucky, direttamente dal film Bride of Chucky, la sposa di Chucky. Abbiamo Tiffany e Chucky, ovviamente. Poi abbiamo un ritorno alla lampada di Jason, bellissima. Questa ce l'ho anche sulla scrivania, è bellissima. Si attacca con un cavo USB, la potete collegare anche al computer e quando volete c'è il tasto dietro per accenderla. Davvero bellissima. Poi Hasbro abbiamo un nuovissimo arrivo di Amazing Fantasy Spider-Man. Questa è la figura dell'action figure che troviamo dentro. Ovviamente arriverà la recensione sul canale. Restiamo ancora in casa Funko e abbiamo un Funko Pop bellissimo, sempre con la nostra teca in plexiglass, quindi è già protetto di suo. Dietro abbiamo la copertina del fumetto e davanti abbiamo il Funko Pop. Tra l'altro questo è anche Glow in the Dark, cioè si illumina al buio, penso solamente la melma che ha in bocca Venom, e abbiamo anche un piccolo diorama di sotto, molto molto bello. E dietro abbiamo appunto la copertina del fumetto in rilievo, davvero bellissimo. Stessa cosa con Thor, sempre in Special Edition, con dietro la copertina del fumetto. Poi passiamo in casa NECA, abbiamo un ritorno, Jason parte 3. Poi direttamente da NECA abbiamo un altro ritorno, e ovvero Batman del 1989 in scala 1:4. Nightmare parte 3, sempre NECA ovviamente. Poi sempre NECA abbiamo Predator 2, dal film ovviamente Predator 2, il Battle Damage, il City Hunter. Poi una bellissima lampada di Lilo e Stitch. E poi due novità in casa Hasbro, Baku, direttamente dal film Black Panther, bellissimo. E poi abbiamo Spider-Man, un bel rifacimento
dell'action figure già uscita, però con una colorazione un po' più cartunesca. Abbiamo delle ombre un po' più marcate, delle sfumature, ecco, molto molto bello. Ovviamente anche questo arriverà sul canale. E poi chiudiamo con il calendario dell'avvento della Funko Pop. Troveremo ogni giorno un mini Funko all'interno dello sportellino. Ok, anche questo video termina qui. Jason, quale ti è piaciuto di più? Allora, a me mi sono piaciuti tutti tranne il pop di Lucas. Ok. Poi quello là con la scatola gialla. Ok, Cyberpunk. E la bambolina. E la Q-Posket. Ok. Perfetto, detto questo io vi ringrazio come sempre di aver seguiti. Ricordatevi che i prodotti che avete visto in questo video potete ordinarli tramite il nostro sito oppure sul nostro numero WhatsApp. Vi ricordo di iscrivervi anche al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciateci un like o un commento se questo video vi è piaciuto. Seguiteci anche sui nostri social e vi diamo l'appuntamento come sempre al prossimo video. Sempre qui, sempre con me e sempre con... Jason. Grazie mille e ciao a tutti! Ciao.